Cari amici di Live Fishing Boat Adventure, inizia adesso un nuovo appuntamento. Questa volta sfideremo il mare, il meteo, la perturbazione per cercare di dimostrare che per prendere il primo dentice, i primi dentici, per muovere i primi passi nel mondo della traina col piombo guardiano non è necessario spendere un capitale. Quindi proporremo delle attrezzature medium level e vedremo se con queste riusciremo comunque a totalizzare un buon risultato, la cattura di un dentice. Questo è il nostro obiettivo. Come sempre in questo format ci addentreremo in tutto quello che riguarda la tecnica, parleremo di nodi, parleremo di assetti, di velocità, di inneschi, di trucchetti del mestiere, eccetera, 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 grazie ovviamente agli angoli tecnici in studio. Quindi non ci resta che, ancora una volta, girare la chiave, mettersi in moto e in alto mare. Ok ragazzi, ci siamo. Quindi occhio alla vetta. Vediamo in quanti di voi riusciranno a decodificare la mangiata. No, no, no. Questa non era una mangiata. Era il piombo guardiano che sfregava sul fondo. Infatti io provvedo a muovere il mulinello e alzarlo di circa 1,5 metri. La mangiata arriverà a breve. Eccola, eccola. Quella è una mangiata, o meglio, un inizio di mangiata. Una mangiata lievissima, che però basta per farmi prendere la canna in mano. Mi accorgo però che il filo è eccessivamente spostato verso sinistra, verso la mia sinistra. E quindi per ottenere una perfetta linea in caso di strike, mi muovo verso il timone. È proprio in quell'istante che il pesce decide di mangiare. Una, due, tre, quattro ferrate. La ferrata è il momento più importante. Il consiglio è quello di ferrare ripetutamente finché non sentirete che si è creata una linea diretta tra voi e il pesce. Una sola ferrata spesso si traduce in una slamata a metà combattimento. Ricordiamo che abbiamo un piombo guardiano da 500, da 750 grammi, quasi a perpendicolo sul fondo. Con una o due ferrate semplici probabilmente alzeremo solamente il piombo dal fondo, senza magari riuscire a bucare bene la bocca del pesce. Se la raffica di ferrate avverrà nel modo giusto, la slamatura del pesce sarà praticamente impossibile. Oltre a questo, diciamo che la raffica di ferrate ci fa ottenere anche un piccolo vantaggio. Energicamente allontanando il pesce 1-2 metri dal fondo, guadagneremo maggiore sicurezza nel caso in cui si tratti magari di una cernia che di lì a brevissimo ripartirà per cercare di intanarsi. Se tutto verrà fatto nel modo giusto, il recupero del pesce sarà divertente e in totale tranquillità, anche in una condizione meteo tremenda come quella che sto vivendo in questo video. Per la nostra Toscana e per il periodo in cui è stato colpito direi che posso ritenermi soddisfatto. Non è sicuramente una taglia sarda, calabrese o corsa, ma credo che si adagerà perfettamente all'interno del mio forno. Parliamo di approcci, andature, velocità e anche ultime informazioni sulla lenza. Allora, l'approccio quando si utilizza l'innesco della seppia viva prevede una velocità ridotta, 0,8, 0,9, un nodo, si va molto piano perché la seppia per conformità tende a girare quando si supera il nodo di velocità. Cosa diversa accade con il calamaro, che per esempio può essere invece
utilizzato anche a velocità più sostenute. Ancora più alta può essere la velocità quando si utilizza il sugarello vivo, magari poi faremo un appuntamento dedicato appunto alla traina con il sugarello vivo. Nel caso del sugarello vivo si può salire anche fino a un nodo E8, a patto che chiaramente la lenza continui a mantenere una certa perpendicolarità. La perpendicolarità nella traina col piombo guardiano deve essere mantenuta, il filo deve andare verso il fondo e poi iniziare il suo percorso di terminale. Quindi la velocità 0,8-0,9 con un piombo da 750 grammi più o meno su una batimetrica indicativa in assenza di corrente di circa 40 metri, 35-40 metri, è la soluzione decisamente migliore. Vi do questi dati, perché appunto questo è un video per chi muove i primi passi nella traina al piombo guardiano, quindi sono tutti dati che possono essere molto utili alla causa. Un elemento che possiamo utilizzare quando muoviamo i primi passi con la traina con il piombo guardiano è l'aggiunta di due piccoli aiuti, due assi stuck che poi diventando esperti magari eviterete di utilizzare, in questo caso li ho volutamente messi sull'esca, due piccoli assi stuck che vengono posizionati sull'amo e che aggiungono due insidie in più e garantiscono magari la ferrata anche su un pesce dubbioso, oppure la ferrata nel caso in cui si sbagli a dare la ferrata, nel caso in cui si vada a dare uno strike non perfetto, perché magari sono le prime volte che andiamo a traino. Due ametti in più possono fare la differenza. Chiaro che non possono andare bene tutti gli ami, devono essere ami che per struttura e potenza devono essere in grado comunque di riuscire a tirar fuori un pesce di buone dimensioni all'amato anche per uno di essi, e quindi non tutti gli ami vanno bene. A tal proposito io monto questo tipo di assi stuck della serie Hisashi, è l'11028BN10. Come potete vedere sono già creati questi assi stuck, me li creo io praticamente, un braided dello 080, l'asola con un pezzettino di stuzzicadenti, così che poi in prossimità dello stuzzicadenti io possa andare a velocemente posizionare l'amo. Levo lo stuzzicadenti, posiziono l'amo, vedete, levo lo stuzzicadenti, mi rimane più o meno la forma dell'asola, inserisco l'amo, ve lo faccio vedere, ma così non lasciamo veramente niente al caso. Vedete, io levo lo stuzzicadenti, questa è invenzione mia, quindi brevettata, ragazzi. Vado a inserire l'amo nello spazio che si è creato e è chiaro che è una manovra veloce da fare, una manovra veloce da fare anche in condizioni magari di onda o situazioni abbastanza limite. Questa asola bocca di lupo deve superare l'addiglione, che sta cercando di superare a fatica, ci sono quasi, deve superare l'addiglione, in questo modo non uscirà più dal posizionamento sull'amo e garantirà una buona presa del pesce anche qualora rimanga attaccato per uno di questi due piccoli ametti. L'amo in questione, dicevo, è un Hisashi 1.0 della gamma 11028BN, stratestato, straconsigliato. Continuiamo la trattazione e parliamo di terminali. I terminali in questo caso sono stati realizzati con lo 050, in particolare l'XPS Floor Carbon Saltwater, un vero e proprio classico, un best seller di casa Trabucco, che ha un costo un po' inferiore rispetto all'FC Ultra Strong 403, che appunto rappresenta il non plus ultra, però questo è un video dedicato a un approccio abbastanza entry level e quindi anche il terminale è stato volutamente inserito di questo tipo. È uno 0,50 che può essere o uno 0,60, sto parlando di terminale, quello da 1,5 metri, da 2 metri, e poi le legaturine che vengono apposte sul lamo, diciamo sul tubetto, quello destinato all'antiscorrimento del lamo trainante,
possono essere, anzi devono essere fatti con uno 0,37 e uno 0,40 di fluorocarbon. Perché? Perché essendo molto rigido, nel momento in cui andate a serrare il nodo rimarrà in quella posizione in attesa dell'arrivo della colla. Il nylon tende un po' a cedere, quando mettete la colla magari è già ceduto e non vi garantisce la tensione massima delle spire. Quest'altra piccola chicca che in questo format ho voluto svelare. I've been dreaming about a day when things are easier. I walk outside my room and see the sun, how it should shine. Wish I knew if all the gloom